Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi di un caso che è rimasto irrisolto per ben 24 anni. Ci troviamo nel Michigan, nella contea di Ottawa, più precisamente a Holland, e la protagonista di questo caso si chiama Janet Chandler, una studentessa dell'Hope College, una scuola privata di arti liberali cristiane, a Holland. L'appunto. Janet proviene da una famiglia devota e religiosa. Ha sempre vissuto una vita molto protetta. Ad esempio, i suoi genitori non le permettono di andare a dormire da un'amica se i genitori dell'amica bevono alcolici. I suoi insegnanti del college la descrivono come una persona emotivamente sensibile, che spesso scoppia a piangere se viene criticata. La ragazza ha ereditato le sue idee religiose dai suoi genitori. Infatti, i suoi diari sono ricchi di riflessioni di natura religiosa. Siamo nel 1979 e ad Holland è presente un'azienda chiamata Chemetron, i cui dipendenti iniziano a scioperare. Chemetron quindi assume una società di sicurezza chiamata Walking Hot per fornire ulteriore sicurezza durante lo sciopero nello stabilimento lì vicino. La società di sicurezza quindi chiama tutto il personale da tutto il paese per sorvegliare l'impianto di Chemetron durante lo sciopero, e la maggior parte di quel personale viene ospitato dal motel Blue Mill Inn, dove Janet, di 22 anni, lavora come impiegata notturna. Ci sono circa 80 guardie di sicurezza che vivono a tutti gli effetti al Blue Mill Inn nel periodo in cui Janet lavora lì. Janet, dopo aver trovato questo lavoro, decide di andare via da casa per trasferirsi in un appartamento con Laurie Swank, il suo capo del motel Blue Mill Inn. Janet considera Laurie la sua migliore amica. Jim Chandler, il padre di Janet, cerca in tutti i modi di convincere sua figlia a rinunciare a quel lavoro. Crede che per Janet lavorare in un motel di notte non sia sicuro. Ebbene, dovete sapere che queste guardie di sicurezza sono in realtà dei ragazzi a cui piace fare festa. Ed il personale del motel inizia ad avere degli incontri piccantini con alcune guardie, intrecciando tutto sommato numerose relazioni. In effetti, in un'occasione rimprovera Janet per aver fatto cose intime in una stanza molto costosa dell'hotel, ossia una suite. Ora però facciamo un passettino indietro. Janet il primo rapporto intimo lo aveva avuto a 17 anni con un uomo molto più grande di lei. La ragazza, due volte a settimana, lo portava di nascosto a casa dei suoi genitori per fare le cose intime. L'uomo, in seguito, sosterrà che in realtà aveva approfittato dell'ingenuità di Janet e l'aveva sedotta. Nonostante ciò, questo evento era stato come una sorta di risveglio intimo per Janet. Una notte Janet è al motel e sta lavorando come al solito, quando di colpo si trova davanti una cameriera di nome Cheryl Ruiz, che l'accusa di andare a letto con il suo fidanzato, ossia una delle guardie di sicurezza. Le ragazze iniziano a litigare, urlano, e queste urla vengono sentite da tutte le persone presenti nel motel. Questo evento è l'ultima goccia che fa traboccare il vaso per Arthur Paiva, la guardia principale del Walkenut. Arthur è infastidito dal fatto che Janet continua ad avere relazioni romantiche con il suo personale di sicurezza. C'è da dire che questa presa di posizione fa di Arthur un ipocrita, considerando che anche lui qualche giorno prima è stato con Janet, eppure volentieri. Arthur si infuria ancora di più quando Laurie, il capo e la coinquilina di Janet, lo informa delle ultime scappatelle di Janet, con più di una guardia peraltro. Laurie è gelosa delle numerose avventure di Janet con le tante guardie, probabilmente semplicemente perché Janet piace di più, o forse perché crede che finga di essere una religiosa, quando in realtà vive una vita alquanto libertina. Qualunque sia l'esatta motivazione di questa gelosia, Laurie, insieme alle guardie, iniziano a provare un vero e proprio odio per Janet. Arthur quindi che fa? Va a parlare con Laurie dicendole di avere un piano per affrontare Janet. Infatti lui e le altre guardie stanno programmando
quella che definiscono una festa sorpresa per Janet, in cui l'avrebbero messa in imbarazzo, l'avrebbero presa in giro e le avrebbero dato una lezione. Stando alle parole di Arthur, quindi l'intenzione è quella di far vivere a Janet un brutto quarto d'ora, insomma. Peccato che le cose non andranno proprio così. L'orribile piano viene messo in atto durante l'inverno del 1979. Più precisamente, è il 31 gennaio. Janet, come al solito, sta svolgendo il suo lavoro notturno alla reception del motel. A questo punto si avvicina a Janet una guardia di sicurezza del Wokenut, un uomo di nome Robert Lynch. Robert dice a Janet che hanno organizzato una festa a sorpresa in suo onore, quindi le benda gli occhi con una garza e avvolge quella garza con del nastro adesivo. Janet a questo punto segue Robert, è convinta che le abbiano davvero organizzato una festa a sorpresa. Robert quindi prende Janet per le spalle e la conduce in una piccola casa vicino allo stabilimento di Chemetron. In quella casa ci vive Arthur Paiva, il quale non vive al Blue Mill Inn con le altre guardie. Robert quindi apre la porta di quella casa, spinge Janet, e da quel momento per quella ragazza inizia un vero e proprio incubo. Janet viene spogliata con la forza e ammanettata. Per le successive 17 ore, Janet viene umiliata, subisce violenza e viene maltrattata fino alla morte. La prima domanda è: chi sta partecipando a quella festa dell'orrore? Ebbene, in quella casa sono presenti circa 25 individui tra uomini e donne. All'inizio pare che l'unica intenzione sia quella di umiliare Janet, anche se in un modo molto brutale. Viene portata in giro per la casa bendata, imbavagliata, ammanettata e senza vestiti. Mentre tutti gli altri partecipanti alla festa bevono, ballano e si ubriacano come se nulla fosse. Intanto altre guardie continuano ad insultarla, ad umiliarla, la picchiano, dicendole che quello che sta subendo se l'è meritato. Una guardia decide anche di allacciare una cintura attorno al collo di Janet, col fine di poterla controllare anche nei minimi movimenti. Ogni volta che Janet tenta di resistere o prova a reagire in qualunque modo, l'estremità della cintura viene tirata per impedirle di respirare. Quando si stufano di portarla in giro per la casa, la legano al letto, al secondo piano. Ed è a questo punto, ahimè, che la crudeltà ha davvero inizio. Uno per uno, tutti gli uomini presenti a quella festa si alternano per picchiare e fare violenza su Janet, mentre quest'ultima è sul letto inerme. Mentre Janet subisce violenza, tutti gli altri sono lì a fare il tifo. E Lori, quella che Janet considera la sua migliore amica, è presente proprio tra quelle persone che fanno il tifo. Insulta Janet più volte dicendole che merita tutto ciò che le sta accadendo. Con Lori c'è anche Cheryl Ruiz, una cameriera dell'hotel con cui Janet aveva litigato qualche giorno prima. Mentre accade tutto ciò, Arthur Paiva utilizza una macchina fotografica per scattare, per l'appunto, delle fotografie, mentre si verificano le violenze intime. Le violenze contro Janet proseguono senza tregua fino alla sua morte. Alla fine, Robert Lynch la uccide definitivamente. Mentre sta facendo violenza su di lei, afferra la cinghia attorno al suo collo e tira, fino ad uccidere Janet per strangolamento. Robert è molto più grande delle altre guardie, in questo momento ha 39 anni, mentre tutti gli altri sono poco più che ventenni. Quando tutte le persone in casa si rendono conto che Janet è senza vita, si allarmano, mentre Arthur urla: «La festa ora è finita!» I partecipanti quindi si affrettano a pulire tutta la casa e poi pensano ad un modo per far sparire il cadavere di Janet. Alla fine decidono di gettarla in un cumulo di neve a circa 40 miglia di distanza dalla piccola casa in cui ha perso la vita. Arthur dice ad ogni singolo individuo presente che ha delle foto in cui si vede che sono tutti coinvolti. In questo modo si assicura che nessuno dei ragazzi presenti racconti cosa sia successo. Mai. Dopo aver ucciso quella povera ragazza, le guardie di sicurezza vanno avanti con le loro vite. Il corpo di Janet viene ritrovato il 1 febbraio del 1979, quando un autista che sta guidando uno spazzaneve scopre il suo corpo sepolto dalla neve vicino ad una zona boscosa. La povera Janet è completamente coperta dalla neve, tranne per un braccio che sporge in modo alquanto inquietante. A Janet è stata fatta violenza intima sia davanti che dietro. È morta per strangolamento e sui polsi sono visibili delle escoriazioni. Questo significa che è stata ammanettata a lungo. Dopo aver partecipato al funerale di Janet, Lori si trasferisce in Pennsylvania dove lavora come assistente infermiera. Robert Lynch si sposa e apre una scuola di cosmetologia con sua moglie, con la quale ha due figli. Le guardie di sicurezza sono semplicemente tornate a casa al termine dello sciopero. Se la sono cavata tutti per oltre 20 anni, nessuno è stato accusato dell'omicidio di Janet Chandler. I genitori di Janet sono da sempre convinti che qualcuno del motel dovesse per forza
aver visto o sentito qualcosa la notte in cui Janet era stata uccisa. Non solo l'assassino, ma forse anche altri stavano mantenendo quel terribile segreto. Gli investigatori, in egual modo, erano convinti che qualcuno non avesse raccontato i fatti per come erano realmente accaduti. Mai nessun testimone si era fatto avanti, nessuno ne aveva più parlato e Janet stava per essere dimenticata. Poi arriva il 2003. Un gruppo di studenti di cinematografia dell'Hope College, la scuola cristiana di arti liberali in cui Janet aveva studiato musica, decide di indagare sull'omicidio di quella povera ragazza. David Schock, il professore che gestisce il progetto, dice ai suoi studenti con estrema limpidezza che è impossibile pensare di poter svelare il mistero che si cela dietro alla morte di Janet. Piuttosto, l'obiettivo di quel progetto è far rivivere il ricordo di Janet, nella speranza quindi di far parlare di nuovo di lei. Il gruppo di studenti di cinema, quindi, realizza un documentario sull'uccisione di Janet Chandler, intitolato semplicemente «Chi ha ucciso Janet Chandler?». All'epoca nessuno avrebbe potuto immaginare l'impatto che avrebbe avuto quel documentario. In effetti alcuni studenti all'inizio pensavano che questo progetto non fosse poi così una grande idea. Sarah Hartman, una studentessa, dice «All'inizio, devo ammetterlo, ero spaventata. Sembrava qualcosa di totalmente fuori dalla realtà e dalla nostra portata». Insomma, era una persona della mia età che aveva vissuto la vita che abbiamo condotto per 2 anni come studenti all'Hope College. Sara però sottolinea che quando ha conosciuto i genitori di Janet, ha cambiato totalmente idea. I signori Chandler parlano di loro figlia Janet con il cuore in mano. Tirano fuori una scatola che non aprivano da 25 anni, con all'interno tutte le lettere scritte di Janet e tutte le sue foto. Gli studenti a questo punto si convincono. Vogliono fare questo documentario soprattutto per loro, per i genitori di Janet. Durante la realizzazione del documentario, gli studenti cercano di rintracciare tutti coloro che conoscevano Janet, col fine di parlare con loro, ovviamente. Interrogano, come già vi ho detto, i suoi genitori. Ma non solo. Gli studenti interrogano anche i suoi insegnanti e i numerosi poliziotti coinvolti nell'indagine iniziale. Quasi tutti i poliziotti che hanno intervistato per il documentario dicono di essere perseguitati dal ricordo di quell'omicidio irrisolto. È stato il più grande dolore della loro vita non riuscire a risolvere quel caso. Ovviamente una delle persone che questi studenti vogliono interrogare è Lori Swank, la coinquilina di Janet, il suo capo, la ragazza che Janet considerava la sua migliore amica. Continuano a chiedere in giro, ma sembra che nessuno sappia che fine abbia fatto. Ci mettono parecchio ad individuare Lori, ma ce la fanno, scoprono che vive in Pennsylvania. Quando Lori parla con gli studenti di cinema, descrive Janet come una ragazza incredibile, amante del divertimento e della musica. Gli studenti a questo punto iniziano a documentare la vita e la morte di Janet. Si informano, provano a conoscerla. Poi iniziano a ricostruire il suo ultimo giorno di vita, il 31 gennaio del 1979. Subito dopo le 2 del mattino, infatti, la polizia aveva ricevuto una chiamata dal motel in cui lavorava Janet, il Blue Mill Inn. In quella chiamata qualcuno diceva: «Ho motivo di credere che potrebbe esserci una rapina in corso nell'ufficio o nell'atrio del motel, il Blue Mill Inn». Il detective della polizia di Holland, Jim Fairbanks, si era precipitato sul posto, apprendendo che c'era stata una rapina, ossia avevano rubato dalla cassaforte $500 e l'impiegata della reception era scomparsa. Quell'impiegata naturalmente era Janet. Il detective aveva detto che la giacca di Janet era ancora sulla sedia e la sua sigaretta bruciava ancora nel posacenere. Così il detective aveva chiesto informazioni a colui che aveva chiamato la polizia, ossia Robert Lynch, che però aveva sostenuto di non aver visto nulla. Il motel era pieno di ospiti quella notte, ma il detective non era riuscito proprio a trovare un solo testimone oculare. Gli studenti sottolineano che la cosa più difficile per loro è stata visitare quel desolato bivio autostradale dove il corpo di Janet era stato scaricato nella neve. Più gli studenti scoprono cose nuove sul crimine, più domande si fanno. Quando era stata uccisa Janet? Erano passate poche ore dalla rapina oppure erano passate più di 24 ore quando il suo corpo era stato ritrovato? Cos'era successo a Janet dopo il rapimento? 25 anni dopo l'omicidio, un gruppo di studenti potrebbe iniziare a districare il mistero che la polizia non era riuscita a risolvere? Potrebbero scoprire chi davvero ha ucciso Janet? Il documentario viene presentato in anteprima nel 2004, a pochi giorni dal 25esimo anniversario dell'omicidio di Janet. Gli studenti in effetti hanno riportato in vita la storia di Janet,
Lo hanno fatto davvero. Sono riusciti a far rivivere il suo ricordo, ma non sono di certo più vicini a capire come una giovane donna possa essere stata rapita e uccisa senza che una sola persona vedesse o sentisse qualsiasi cosa. La verità però è che questo documentario convince le forze dell'ordine nel 2004 a riaprire il caso. Joss Lenk dirige l'unità dei casi irrisolti della Polizia di Stato per il sud-ovest del Michigan. Il caso ovviamente è basato sul rintracciare i testimoni e farli parlare. Nessuno parla da 25 anni, ma gli investigatori sperano che la pubblicità generata dal documentario possa incoraggiare i testimoni che sono rimasti in silenzio nel 1979 a farsi avanti, a parlare. E come i Chandler, anche John Slank crede che qualcuno là fuori sappia la verità. Riunisce quindi una squadra di investigatori, i detective Dave Van Lopik, Mike Jaffrey e Geoff Floor della Polizia di Stato. Inoltre sul caso indagano anche i detective Rob Borowski e Roger Van Leyer della Polizia di Holland. Il loro lavoro inizia da un punto. Devono imparare tutto ciò che possano su Janet Chandler. Gli investigatori ritengono prioritario intervistare le numerose guardie di Wakenut, anche se la maggior parte di loro non risiede neanche più in Michigan. Quindi che fanno i detective? Rintracciano un gruppo di ex guardie di sicurezza che hanno vissuto al Blue Mill Inn tra la fine del 1978 e l'inizio del 1979. Gli uomini sono stati in città per sorvegliare un aspro sciopero in un impianto chimico, ma lo sciopero è terminato subito dopo l'omicidio di Janet. Il detective Roger Van Leyer sostiene che la polizia non ha mai avuto l'occasione di interrogarli tutti. Qualcuno di queste guardie di sicurezza potrebbe aver visto cosa è successo a Janet? Nelle interviste del documentario, la maggior parte di loro afferma di ricordare a malapena Janet o di non conoscere nessun dettaglio sul suo rapimento e sul suo omicidio. Nessuno parla, nessuno dice niente e l'indagine continua ad essere ad un punto morto dopo più di un anno dalla riapertura del caso. Poi ecco che il caso prende una svolta interessante perché una persona si fa avanti. Johnson è un ex guardia che per l'appunto ha vissuto al Blue Mill Inn. Dice agli investigatori di aver sentito una voce, ossia un ex guardia di nome Robert Lynch è coinvolta nell'omicidio di Janet. I detective riflettono e capiscono di aver già sentito il nome di questo Robert Lynch. È quello che nel 1979 ha fatto la chiamata al 911. A questo punto una delle prime persone che i detective interrogano è proprio Robert Lynch, che a questo punto ha 65 anni, una moglie e due figli, un maschio e una femmina. Quest'ultima ha 22 anni, quindi ha la stessa età di Janet quando ha perso la vita. Robert sembra un uomo normale di 65 anni, fatta eccezione per il suo grave alcolismo. L'uomo beve tantissimo ogni volta che può. Sembra che stia cercando disperatamente di dimenticare qualcosa. Gli investigatori quindi ritengono che Robert sappia molto più di quello che stia dicendo. Di conseguenza continuano a chiamarlo in centrale, continuano ad andarlo a trovare, lo interrogano più volte e dopo numerosi interrogatori, alla fine Robert si apre, vuota il sacco e racconta più o meno ciò che è accaduto 20 anni prima. Quando Robert inizia a parlare, dice agli investigatori che prima dell'omicidio Janet ha partecipato a una festa ed è andata in tilt. Usa proprio queste parole. Questa frase attira l'attenzione degli investigatori, che in realtà non capiscono esattamente cosa voglia dire Robert con la frase ha partecipato ad una festa ed è andata in tilt. Però capiscono che quella frase nasconde molto ma molto di più, anche perché come già vi ho detto quell'indagine va avanti da più di un anno e è la prima volta che i detective ascoltano qualcuno menzionare una festa. Fanno quindi altre domande a Robert riferite a quella festa, ma a questo punto l'uomo risponde che in realtà lui ha solo sentito parlare di questa festa, lui non ha mica partecipato e poi a dirla tutta non sa se effettivamente ci sia stata davvero questa festa oppure no. Gli investigatori però non mollano, continuano a tornare da lui, continuano ad interrogarlo e la grande svolta arriva quando gli investigatori tirano fuori una copia del documentario fatto dagli studenti intitolato Chi ha ucciso Janet Chandler e glielo fanno guardare mentre sono lì presenti. Mentre guardano quindi quel documentario insieme, Robert scoppia in un pianto disperato. Ripete più volte: me ne sono pentito così tanto per tutta la vita. Così Robert racconta agli investigatori tutto ciò che ricorda. Questa volta parla con onestà e confessa che lui e numerose altre guardie di sicurezza hanno fatto violenza e ucciso Janet ad una festa nell'inverno del 1979. Ma come sono andate esattamente le cose? Ebbene, Robert racconta che mentre lui e altre guardie stavano facendo violenza su Janet, in una camera da letto al piano
di sopra c'era una festa in corso al piano di sotto. Robert dice che, a quanto ricorda, i partecipanti della festa erano forse 25 tra donne e uomini e nessuno era intervenuto per fermare l'assalto implacabile a Janet. Inoltre, per più di 25 anni, nessuno era andato alla polizia per confessare. Robert dice che non aveva certo intenzione di ucciderla. Peccato che l'avesse fatto, quindi le sue parole contano poco o niente. Robert però pronuncia anche i nomi di altri uomini coinvolti, ossia Arthur Paiva, Freddie Parker, Anthony William e James Nelson. Aggiunge inoltre che erano presenti altre persone alla festa, che però si limitavano a fare il tifo. I detective rimangono senza parole quando scoprono che Loris Wonk, ossia l'inquilina del tempo di Janet, fosse rimasta lì ad applaudire durante quella violenza di gruppo. Quindi vanno in Pennsylvania ad interrogarla con questi nuovi dati in mano. Inizialmente è ovvio, Lori nega tutto. I detective quindi decidono di mostrarle una clip del documentario e Lori sembra essere profondamente colpita da quella clip. Infatti, poco dopo cede anche lei, racconta ciò che è successo e accetta di testimoniare contro tutti i partecipanti di quella festa dell'orrore. La polizia inoltre si reca per lustrare la casa di Arthur Paiva, che custodisce ancora le fotografie che aveva usato per ricattare tutti gli altri negli anni successivi. E questa, per la polizia, è la prova decisiva. Ci sono le foto. Il processo inizia nel 2007 e Arthur Paiva, Freddie Parker, Anthony Williams e James Nelson vengono processati insieme, mentre Robert Lynch e Lori Swank testimoniano contro tutti e quattro, si dichiarano colpevoli di omicidio di secondo grado e vengono condannati a 20 anni di carcere. In pratica riescono ad evitare l'ergastolo. Il dottor David Start, patologo forense e medico legale della contea di Kent, testimonia che Janet è morta per strangolamento. Inoltre i segni che ha sul polso sono indice del fatto che è stata ammanettata a lungo. I pubblici ministeri mostrano le foto ingrandite di un polso e del collo di Janet. Un'altra persona che testimonia al processo è Cheryl Ruiz, la cameriera dell'hotel che aveva avuto una discussione con Janet, perché quest'ultima era andata a letto con il suo ragazzo. Cheryl, ci tengo a sottolinearlo, al tempo era contenta di vedere Janet venir punita. Tuttavia, durante il processo testimonia che non aveva idea che la situazione si sarebbe spinta così oltre. Insomma, non aveva idea che Janet sarebbe morta. A Cheryl ovviamente era stato detto che se mai avesse raccontato a qualcuno quello che aveva visto quella notte, sarebbe finita proprio come Janet. Così Cheryl tiene la bocca chiusa e non dice mai niente. Alla fine si sfoga con i suoi genitori, racconta loro tutto ciò che è successo, ma questi le dicono di starne fuori perché avrebbe potuto essere accusata e finire in carcere. Quando Arthur Paiva viene messo sotto processo nel 2007, Cheryl rompe il suo silenzio. Durante il processo inoltre Cheryl afferma che gli imputati Arthur Paiva, Anthony Williams e James Nelson avrebbero fatto delle visite a sorpresa a casa sua per anni dopo l'omicidio per terrorizzarla e per ricordarle che se avesse mai parlato di ciò che era accaduto alla festa avrebbe fatto la fine di Janet. Arthur Paiva viene riconosciuto colpevole di omicidio di primo grado, mentre tutti gli altri vengono giudicati colpevoli di omicidio di secondo grado. Tutti e quattro vengono condannati all'ergastolo senza condizioni. Dopo le condanne, l'accusa afferma di ritenere che anche altre persone siano state coinvolte nell'omicidio di Janet, ma ahimè è praticamente impossibile che vengano effettuati ulteriori arresti. Questo caso è stato tra i più costosi del Michigan. Hanno speso quasi 2 milioni di dollari. Detto questo, io ho finito di parlare in questo video. Spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso. Io l'ho trovato davvero interessante proprio perché è incredibile che un gruppo di studenti possa riuscire a far riaprire un caso. Fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non fate nulla di criminale. Ciao ragazzi, ciao ragazze.